Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuriken 3. La situazione è diventata molto più complessa rispetto a quello che si pensava. Siamo finiti al castello di Brass, dopo essere stati praticamente schiacciati dal regno di Armonia, che ovviamente, nonostante utilizzasse dei soldati fantasma creati da Sara, ovvero la strega che abbiamo avuto il piacere di incontrare insieme a Huber e insieme all'uomo mascherato, che ancora non sappiamo effettivamente chi sia, ed effettivamente siamo letteralmente in minoranza e la situazione è grave. La situazione è grave, quindi il nuovo portatore di fiamma, quindi il nuovo Flame Champion, Hugo, ha una bella gatta da pelare. Quindi andiamo a vedere un po' cosa succede qui nel castello e cerchiamo di capire cosa fare, ovviamente, perché la situazione è particolare. Poi cosa c'è? Il maestro... Ah sì, qua c'era il maestro, quello di spada. Effettivamente... cioè ho Heart e Wind Magic che ora dovrei effettivamente togliere in favore del fuoco. Quindi per ora no, lasciamo perdere. Qui ovviamente andiamo un po' avanti. Vorrei vedere se posso imparare danno. Ah no, ma danno già ce l'ho. E allora... Natural Ability Exist. Va bene, mi metto un po' a fare e poi ci becchiamo dopo. Immaginavo dovessi finire qui. Non mi aspettavo che l'armata di Armonia fosse così soverchiante. Non avrei mai immaginato che la nostra armata potesse essere sconfitta. Se i cavalieri di Zexten combattono al fianco delle forze di Grassland nella prossima battaglia, se le cose continueranno ad andare per il peggio, sapete che cosa succederebbe. Armonia occuperebbe questa landa, questa terra, e tutti quanti diverreste cittadini di terza classe, trattati come schiavi. Che stai cercando di dirmi? Voglio aiutarvi. Tu pensi di poter aiutare me? Cosa fa credere a un insetto come te di poterci piacere? Una battaglia è più importante di un insieme di ferro, diciamo, di ferro messo tutto insieme. Lord Salom, tu sicuramente prenderai le cose, diciamo, seriamente. Che significa? Presumi troppo. Pure con la forza totale di Zexen e la cooperazione delle Grassland, l'armata di Armonia rimane comunque più grossa rispetto a voi. Quindi, che cosa suggerisci di fare, Lord Caesar? La nostra unica possibilità di vittoria è unire Zexen, Grassland e le tribù a nord del vicinato, dei paesi del vicinato, in un'unica forza coesiva. Sei bravo a parlare, ma chi sei tu comunque? Sono stanco dei tuoi, diciamo, dei tuoi modi di fare. Se questo permetterà di farti ascoltare le mie ragioni, allora te lo dirò.
La mia famiglia ha servito il capostratega della Royal Army nella guerra di unificazione dell'Alleanza. E ha fatto lo stesso per la liberazione dell'armata della guerra della Runa Cancello. Capo Lucia, tu dovresti conoscere mio nonno, Leon Silverburg. Oddio! Quindi tu sei Caesar Silverburg o... Madonna, il nonno, Leon Silverburg. È così, Lucia? Certo che lo conosce, perché lei nel 2 faceva parte, esatto, dell'armata di Highland. Dice sì, io combattevo con la famiglia reale di Highland 15 anni fa, quindi ho avuto modo di conoscerlo. Le sue idee erano buone, quindi dovremmo considerarle. Ma vedo due problemi. Chi sarà a capo della. Ecco, chi sarà a capo dell'armata unificata? I cavalieri non vorranno seguire i nostri ordini e noi non seguiremo i loro. Quindi, qual è la tua risposta? Joe, il Flame Champion, è l'unica persona che può farlo. In questo caso sarebbe Hugo. Ecco che comincia adesso il tutto. Comincia il tutto in questo momento. Cioè, Shuikoden. Cioè, questa è praticamente la parte dove adesso mi si aprirà tutto il mondo. Finalmente potrò esplorare tutto il mondo e finalmente potremo iniziare a reclutare a destra e a sinistra. Ma c'è un altro problema. Madonna, ma Lucia ha delle bocce incredibili. Non le avevo notate fino a questo momento. Cioè, sì, va bene, le avevo viste, però molto di sfuggito. Ecco, il problema è che sono tutti feriti. Dopo aver visto la dimensione dell'armata di Armonia, tutti quanti hanno perso la speranza e sono inutili. Abbiamo realizzato che ci dobbiamo unificare per combattere, ma non sappiamo da dove cominciare. Gli uomini non ascolteranno il piano sapendo come si svolgerà. O lo faranno, Caesar Silverburg. Ah, vedi? Il suo nome è Silverburg. Immagino che sia così. Non è molto semplice, non è così facile. Caesar ha lasciato il party ed Apple ha lasciato il party. Tra l'altro è incredibile come Apple praticamente adesso sia legata a Caesar Silverburg, nonostante nella guerra di Shuikoden 2 praticamente noi abbiamo cioè Apple ha combattuto contro Silverburg, perché appunto Shu faceva parte del nostro... Madonna, è incredibile però che sono belli questi collegamenti, cioè il giocare un capitolo, diciamo un capitolo successivo a quello che è, appunto uno dei tuoi capitoli preferiti, perché comunque il 2 è uno dei miei, è il mio, probabilmente il mio capitolo preferito della serie di Shuikoden, e giocare il terzo capitolo con tutti questi riferimenti al secondo titolo è veramente, veramente figo, fighissimo. Ciao Yugo, che ti porta qui fuori? Mi stavo semplicemente domandando che cosa stessi facendo, sergente. Sto facendo la guardia. Il nemico potrebbe attaccare in qualsiasi minuto, sai? L'armata colossale di Armonia avanzerà presto, avanzerà prima o poi. Pensi che abbiamo una possibilità di sconfiggerli? Se stai chiedendo che cosa penso delle nostre possibilità, non posso dirlo. Non ci sono garanzie in guerra. L'unica cosa di cui sono sicuro è che se dovessimo perdere, non avremmo una seconda chance. Ha senso per te? Sergente. Mi dispiace. Yugo, l'unica cosa che posso fare è continuare a guardare e continuare a fare la guardia. Se
ma tu dovresti essere in grado di fare la vera differenza. Dopotutto, hai la vera runa del fuoco nella tua mano destra. Tu sei il successore del Flame Champion. Pensaci. Capisco. Yugo, tu vuoi diventare un eroe, no? Pensa a Lulu, pensa a Lulu. Pensa a ciò che è successo a Lulu. Ok, ci proverò, sergente, ma non so fino a quanto posso andare lontano. Yugo, sembri patetico. Cioè, se suoni in modo patetico, sei patetico. Tu sei l'unico. Devi tenere salda la tua testa e dire: lascia tutto a me. È questo quello che farebbe un vero eroe. Sergente, e adesso vai. Le Grassland hanno bisogno di un eroe. Sì, sarò io l'unico, sarò io l'eroe in questo caso. Sarò io l'eroe. Ok, quindi abbiamo parlato col sergente e quindi vuol dire che io da qua non posso uscire per il momento, sono bloccato, giusto? No, in realtà mi sta facendo uscire. Cioè, in teoria non dovrebbe farmi. Ora dovrebbe esserci la. Esatto, loro sono appena più avanti e infatti non mi fa uscire. Ok, quindi dobbiamo andare dall'altro lato. Sono Yugo, dal clan De Caraia. Sono nato e cresciuto nelle Grassland. Non conoscevo il mondo al di fuori di esso fino a poco tempo fa. Prendete gli Zexiani, per esempio. Tutto quello che conoscevo di loro era il nome. E adesso le cose sono differenti. Ho visto le Grassland e Zexen con i miei stessi occhi e mi sono scioccato da quello che ho visto. Noi, la gente delle Grassland, abbiamo guardato verso il basso, agli Zexiani, come gente non benedetta dagli spiriti. E quelli che vivono a Zexen pensano che noi siamo dei barbari. Questo pregiudizio è andato avanti per anni. Ma la vera runa del fuoco che io possiedo nella mano destra continua a farmi pensare alla memoria del vecchio Flame Champion Joe. Mi ha insegnato che la storia umana è piena di guerre e di conflitti, di spiriti del fuoco, che vengono utilizzati al riposo, eccetera, e la pace non è mai stata, diciamo, perseverata per così tanto tempo. Non mi inter dice, non ha importanza quanto sia difficile il compito. Il Flame Champion non si arrende mai. Ha combattuto per proteggere le Grassland. Ha sacrificato tutto per proteggere l'amore dei suoi cari. Qualche volta un eroe deve sacrificare tutto. Non ho potuto proteggere il mio migliore amico. Ma questo non mi ha fatto arrendere. Non voglio finire di nuovo in mezzo a quella miseria. E voi? Chi volete proteggere? Che cosa volete proteggere? Quale memoria volete proteggere? Volete veramente che questi armoniani distruggano tutto? Non posso permettere che ciò accada, non lo permetterò. Dimenticate la differenza tra gli uomini di Grassland e di Zexen. È tempo di combattere insieme per proteggere quello che desideriamo.
Perché non andiamo e combattiamo? Facciamolo. Dite che le Grassland e Zexen non possono unirsi? Non possiamo magari mettere da parte tutto, diciamo, e ricominciare? Sì, ha ragione. Sì, non ci arrenderemo mai. Sì, il portatore della vera runa del fuoco, il successore del Flame Champion, è qui con noi. Vinceremo. È tempo di combattere insieme, sotto il nome del Flame Champion. I will take over. Questa... Meglio questa come frase, ad effetto. Giuro sulla runa nella mia mano destra che io sarò il Flame Champion, il successore di Joe. E con i suoi poteri. E con ciò combatterò per proteggere questa terra, così come Joe ha fatto. Sì, sì. Flame Champion Yugo. Ci riuniamo di nuovo insieme sotto una nuova leadership per proteggere questa terra. Immagino che sia così. Potremmo avere una possibilità di vincere. Non dovrebbe importarci se diciamo se le nostre vite appartenessero al Flame Champion. Assolutamente. Questa è la nascita di un nuovo eroe, mi potrei dire. Eroe. Apple l'ha conosciuto un eroe. Ben fatto. Tu sei il Flame Champion, ragazzo. Grazie. Ero talmente eccitato che non sapevo neanche quello che stavo dicendo. Hai fatto bene. Ma adesso devi mostrarci quanto tu sia valido. Ed è il mio momento di aiutarti. Sei pronto, Yugo? Ecco, voglio cambiare le unità di formazione. Allora, mi sistemo un po' le unità e continuiamo. E ora che ci pensavo, non posso modificare più di tanto le unità, perché sono i personaggi che abbiamo in questo momento. Non siamo ancora a Midgar. Nel momento in cui arriveremo a Midgar, ragazzi, ci sarà la valle. Così dovrebbero essere. Sì, sono pronto. Quando vuoi. Va bene, questa sarà la nostra prima battaglia. Ecco, forse qui adesso riusciremo a fare anche un po' più di danni, riusciremo a essere un po' più bilanciati come combattimento, perché fino a poco fa era incredibile. Ecco, stai vivo per tot turni, l'unità del successore viene sconfitta o l'area della base viene catturata. Madonna, quanti minchia sono. Da quel castello è tutto dritto fino alla capitale di Zexen, Vinai del Zexai. Capisco. Se stiamo cercando soltanto le rune, no, tutto questo non sarà necessario. I clan delle Grassland pensano pensano di poter battere il regno di Armonia. Stanno mostrando. Dobbiamo mostrargli un po' più di realtà.
Ma lui, Albert, comunque assomiglia tantissimo a Caesar. Io non vorrei che tipo siano fratelli o comunque abbiano qualche legame. Perché vedete, anche le sopracciglia sono molto simili, il colore dei capelli è molto simile. Non vorrei che siano imparentati. È imperativo che Harmonia formalmente abbia disintegrato le Grassland e tutti i regni circostanti. Ma solo perché Ikusak ha personalmente ordinato ciò. Ascoltate, è troppo tranquillo. Potrebbe essere che si siano arresi? Non sembra così. Andrò a parlare con il capo di Harmonia. Sono io in comando di questa armata. Qui c'è un trattato tra Harmonia e il Flame Champion che dice che le Grassland non devono essere invase. Non rompete questo accordo. Diversamente dal senso di umorismo delle Grassland, quell'accordo non ha significato niente. Quell'accordo non significa che sia eterno. Quell'accordo ormai, diciamo, è stato, cioè è sparito, cioè non vale più, accettatelo. Nella mia mano destra vi è la vera runa del fuoco che mi ha benedetto come Flame Champion. Sotto questa bandiera dei Firebringers io guiderò i guerrieri delle Grassland di Zexen e di Zexen nella battaglia contro di voi. Il clan De Caraia combatterà fino alla morte sotto la guida del Flame Champion. Il clan delle Lucertole morirà prima che succeda. Tutti quelli che vorranno sfidarci pagheranno le conseguenze. I cavalieri di Zexen alzano le loro spade per la federazione di Zexen e per la pace delle Grassland. Nel nome dei Firebringer domando che voi vi ritiriate o affronterete lo stesso annientamento di 50 anni fa. 50 anni fa? La misteriosa esplosione che ha terminato tutto? Il campione è apparso. Cercando di possedere la vera runa del fuoco. In quel frangente quelle parole avevano un peso diverso. Ma il sigillo della vera runa del fuoco è stato spezzato solo recentemente. Come può? Questo ci indica una dose di cauzione. Ma la ritirata non se abbiamo più della metà della forza. Dovrebbe lasciarci abbastanza tempo per prendere il castello se... Oh, è sparito tipo... Questo riducono i danni del 40%, quindi già è molto buono. Ora loro giustamente avanzano, però... Aspetta, loro hanno ridotto danni del 20% in cosa? Woods, danni ridotti del 20%. Ah, scusa, ma vale anche per loro questo? Cioè, vale anche per loro i danni ridotti del 40% sul castello? Quello usa le rune perché Sasarai è un pezzo di merda. Minchia.
Ma le rune... Ecco, ce l'ha soltanto lui. Lui ha Fire Rune. Allora, tu facciamo una cosa, muoviti qua. E tu invece muoviti qua. Minchia, anche a loro funziona la riduzione del danno. Beh, è un po' una cagata però sta cosa. Cioè, non dovrebbe funzionare in questo modo. Merda. Bazba ha fatto una brutta fine. Bello questo per due danni, mi è piaciuto tantissimo. Oh, l'unità di Hugo è vittoriosa. Chissà se Lucia la potrò utilizzare poi anche come membro del party. Minchia, Boros lo stanno massacrando. Minchia, Uber. Sì, vabbè, madonna mia, è un mostro Uber. Doppelganger.
È un problema. Dobbiamo ritirarci. Questo non sarà facile. Combattete con tutto quello che avete. Se riusciremo a mantenere lo stallo a sufficienza, potrebbe esserci speranza. Ho capito, ma qui... Cioè, sono forti, cazzo. La loro perseveranza è ammirabile. È vero, molto più forti di prima. Minchia, quello 140 gli ha tolto, ma che cazzo. Sì, va bene. Sì, vabbè, già shottato. Ma che cazzo... Cioè, ma non ho difesa. Come faccio a non avere difesa? Cioè, io non capisco come facciano a farmi tutti sti danni. È incredibile. Ecco, ritirata. A posto. Cioè, guarda! Cioè, loro mi fanno 200 danni e io gliene faccio 10. Cioè, è allucinante sta roba. Ah, ecco qua. Pronti? Poi lo mancano gli Uber. Cioè, è impossibile da battere gli Uber. Madonna mia. No, vabbè, è impossibile. Cioè, è inconcepibile una roba del genere. Ste battaglie sono... Sono un no sense pazzesco. Cioè, loro hanno 300 e passa HP e mi levano 100... Oh, guarda, levo 20, 30. Guarda. Cioè, io tecnicamente avrei il 40% di danni ridotti. Cioè, voi capite che... Il 40% di dottio col fatto che loro mi levino... Niente, è morti, tutti morti. Cioè, non so che cazzo inventarmi qua. Sconfitta. Ma che cazzo devi inventarti? Cioè, ma non ha senso sto combattimento. Cioè, per giunta devo sopra... Cioè, è obbligatorio vincere. Sì, ciaone. Ok,
credo di aver gestito la battaglia in maniera diversa, perché praticamente anche le truppe avversarie, se finiscono nelle zone del castello, subiscono meno danni. Quindi la strategia migliore qual è? Avanzare io e tenere gli altri fuori dal castello, in modo tale che loro non abbiano la riduzione dei danni. Semplicemente questo. Quindi non serve soltanto temporeggiare, serve anche delle volte spingere gli avversari al di fuori. Ecco, rilassati, loro sono nostri. Ecco. Anche Thomas. Siamo venuti da Midgan per rispondere al Flame Champion, per rispondere alla chiamata alle armi del Flame Champion. Combatteremo come uno solo. Rinforzi. Ma quanti? E da dove? Stanno venendo a servire il Flame Champion. Altre forze da sud. Basta per ora, ritirata. Ok. Caesar, sei qui. Dice, questa è, dice, è opera tua? Purtroppo sì, Albert. Se tu stai aiutando Armonia, allora io aiuterò le Grassland a porsi di fronte a te. Il mio piano è finalmente completo. Ancora gentile. Cioè, sei ancora gentile con i deboli, vedo. Che cosa ci guadagni? Ecco, vedi? Capiresti se tu avessi il sangue di Leon, nostro nonno. La storia è scolpita dalle persone individuali. Non pensi, piccolo fratello, fratellino? Vedi? L'avevo detto che lui era suo fratello. Silenzio. Non ho più relazioni con te. Non lascerò che il mondo affondi nel caos che tu desideri. È la tua vita quella che butti via. Ok, stanno scappando. Eh? Oddio, è tornato anche Lily. Sembra che il nemico fosse qui. Dice, devono essere scappati. Dice, adesso Milady, per favore, smettila, fermati. Devi per forza insultare il Flame Champion. Non mi lascio prendere in giro. Com'è possibile che il Flame Champion è apparso così all'improvviso mentre noi siamo ritornati a Tinto? Adesso ne parlerò con lui o chiunque sia. Adesso parlerò con lui. Ma Milady, non ci sono scuse per la chiamata a Tinto. Cosa? Hai detto qualcosa? No, Milady. Ok, era molto più semplice del previsto in realtà la battaglia. Dovevamo sfruttare meglio il terreno a nostro vantaggio. D'altronde, non si chiamerebbero battaglie strategiche per nulla. Sì, ragazzi, stavo giocando col turbo. Guarda, eccolo, arriva il nostro Flame Champion. Perché ovviamente c'è stato anche un piccolo retroscena che non sapete, ovvero che io, perdendo questa sfida e ricaricando la partita, ho dovuto ricominciare da quando eravamo nella stanza sigillata del Flame Champion. Quindi ho dovuto rifare praticamente tutto il gioco fino a questo momento. Tu sei stata la chiave della nostra vittoria. Non avevamo speranza senza di te. Hugo, il nostro eroe, siamo veramente orgogliosi di te. Sarà un onore combattere al tuo fianco. Di sicuro sei diventato popolare qui attorno. È stata una vittoria sofferta, quindi sono molto felice. Eccolo là. Noi condivideremo il sangue in guerra per il Flame Champion. Zitti. Ecco, adesso è arrivato anche Thomas e quindi
si comincia. Sei tu, Yugo? È passato tanto tempo. Sai, hai avuto coraggio ad andartene senza di me. Beh, minchia, tu sei sparita. Mi dispiace, Lily. Ma stai scherzando, miss? Non siamo tornati da Tinto proprio perché il caravan, il, diciamo, il convoglio non è arrivato? Zitto. Comunque, ho sentito che il Flame Champion è qui attorno. Dov'è? Ditemelo. Beh, cosa? Io sono indica. Veramente? Tu sei il Flame Champion? Perché non me l'hai detto? Capisco, adesso ho capito. Oh, è passato un po'. Va bene, contate su di me. Non voglio vedere le Grassland prese dal regno di Armonia. Miss Lily. Mi unirò anch'io ai Firebringer domani. Non ti preoccupare. No, non mi interessa essere il co-leader, Yugo. Il co-leader. Phew. Buona fortuna, amico. Oh, Lily ufficialmente reclutata. E anche gli altri due, Reed e Samus. Ecco, però adesso, ragazzi, la situazione si farà interessante. Però per il momento è tutto, quindi ci becchiamo alla prossima.